Buongiorno amici e bentornati sul mio canale Tutorial Prof per una lezione oggi particolarmente importante sulla responsabilità e assicurazione del veicolo. In che cosa consiste questa lezione a cui bisogna fare particolare attenzione perché sono tra gli argomenti più difficili, devo dire anche, da ricordare, e quindi faremo una spiegazione in cui per ogni argomento trattato andremo a leggere insieme i quiz. E poi anche con delle rappresentazioni grafiche ci aiuteranno a comprendere bene il significato e soprattutto a ricordare nella nostra memoria ciò che noi andiamo a imparare oggi. Se non l'avete ancora fatto, ricordate anche di iscrivervi al canale e di mettere un like al termine di questo video. Bene, procediamo subito con definire che cosa sono le responsabilità e quanti tipi di responsabilità abbiamo? Abbiamo la responsabilità che possiamo dividere in responsabilità amministrativa, civile e penale. Per ognuna di queste vedremo poi il preciso significato e anche numerosi esempi. Che cos'è la responsabilità amministrativa? Il termine amministrativa viene impiegato per dire che quando ci troviamo di fronte a dover rispondere a una responsabilità di questo tipo, noi dobbiamo pagare una multa. Praticamente ogni volta commettiamo un'infrazione o qualcosa che ci dà delle responsabilità amministrative, andremo a pagare una multa. Ecco il nostro vigile che quindi in base a ciò che abbiamo commesso e ciò che dovremo fare. La responsabilità civile quando invece di fronte a un danno provocato, a qualcosa che noi abbiamo causato, siamo tenuti a pagare il danno fatto, e questo di fronte a cose, persone o animali. La responsabilità penale invece è tutto ciò che riguarda il mondo penale, cioè tutto ciò che riguarda una violazione del codice penale o un'infrazione del codice della strada che ovviamente porta delle conseguenze di tipo penale. Vediamo che queste tre responsabilità sono praticamente indipendenti. Vedete, indipendente significa che praticamente la responsabilità amministrativa è indipendente da quella civile ed è indipendente da quella penale. Un solo esempio per comprendere bene. Mi trovo in una situazione in cui pago una multa perché magari sono passato con il rosso ed ho la responsabilità amministrativa. Invece, se per esempio, oltre a passare col rosso, quindi avere una sanzione amministrativa, ho anche provocato dei danni in un incidente, avrò anche la responsabilità civile. Possono essere contemporanee queste responsabilità, ma separate, cioè nel senso che non hanno legami tra loro, nel senso che quindi una responsabilità è indipendente dall'altra. Vedremo anche qui degli esempi. Sia la responsabilità amministrativa che quella civile sono responsabili sia il conducente che il proprietario del veicolo. Quindi il conducente è colui che guida il veicolo, che non necessariamente può essere proprietario. Io ho prestato la macchina a mia sorella, a mio fratello, a un amico, e beh, lui che risponde dal punto di vista sia di una multa che sia dal punto di vista civile, cioè il risarcimento del danno provocato. Ma se questa persona, cioè il conducente, non può pagare, l'ho prestata per esempio la macchina a mia figlia, ma lei non lavora e quindi non può, è nell'impossibilità di pagare, allora in quel caso tutta questa responsabilità, sia la multa, cioè amministrativa, sia civile, il risarcimento del danno, cade e ricade sul proprietario. Anche qui faremo degli esempi. Per la responsabilità penale, chi naturalmente è responsabile penalmente e chi soprattutto subisce la punizione in questo caso. Subisce soltanto chi commette il fatto, che nel caso della circolazione dei veicoli è sempre e soltanto il conducente, e quindi non il proprietario, attenzione, ma il conducente che risponde penalmente perché ha commesso il reato. Vediamo innanzitutto rispetto alla responsabilità civile, quindi un po' di approfondire questi argomenti. Il classico detto, chi rompe paga. Ecco, questo ci fa comprendere immediatamente il significato. Cioè chi causa un danno, e quindi un danno che rompe qualcosa, deve pagare il danno provocato. Naturalmente questo vale anche per i danni lievi, non solo per i piccoli danni, non solo per quelli di poche decine di euro, ma anche per quelli di migliaia di euro. Quindi questo è il principio della responsabilità civile.
Naturalmente questo principio vale per cose, persone e animali durante la circolazione del veicolo e quindi a questi dobbiamo risarcire il danno provocato. Ecco il classico esempio che può farci comprendere il significato di responsabilità civile. E mia figlia stava camminando con la bici, ha inavvertitamente urtato una macchina, ha rotto il fanalino e la signora giustamente dice devo essere risarcita. È perché qualcuno deve pagargli il fanalino, visto che c'è mia figlia che è responsabile di questo danno che ha fatto. Ma chiaramente mia figlia dice, ma io non ho soldi, non posso pagare. E beh, allora chi paga? Naturalmente pago io. E certo, perché vedete, in questo caso quindi la responsabilità civile è su chi ha commesso il fatto, ma ricade in questo caso anche su di me, ma se fosse la guida del veicolo la stessa cosa, cioè ricadrebbe sulla proprietario del veicolo. Quindi nel campo della circolazione chi ha causato il danno civile, risarcimento del danno, è il conducente, cioè chi lo ha fatto, ma anche contemporaneamente, se infatti il conducente non è in grado di pagare o addirittura vedremo non è identificato, allora in quel caso pagherà il proprietario del veicolo. Responsabilità civile a veicoli, quindi in definitiva facciamo riepilogo, chi paga il danno? Abbiamo detto proprietario e conducente, ma fortunatamente c'è l'assicurazione che vedremo e conosceremo insieme in questa lezione, l'assicurazione obbligatoria per legge chiamata responsabilità civile a veicoli. Questa assicurazione è quello che paga il danno per noi chiaramente, ma se, come può accadere, non abbiamo la copertura assicurativa, allora in questo caso su chi va a ricadere la responsabilità, come abbiamo detto prima, sia sul conducente che sul proprietario del veicolo. Qui parliamo, attenzione, ripeto, solo responsabilità civile, cioè solo per quanto riguarda il risarcimento del danno provocato. Naturalmente, ecco un'affermazione, dice la responsabilità civile è aggravata dalla mancanza di copertura assicurativa. Che significa? Io sto camminando con il veicolo, mi sono dimenticato di rinnovarla oppure non l'ho fatta l'assicurazione e questo in questo caso faccio un danno. Che cosa succede al danno? Il danno chiaramente è qualcosa che devo pagare. L'assicurazione non paga, pagherò io a posto del danno. E pagherò di più? No, assolutamente no. Pagherò lo stesso danno provocato. Beh, quindi l'affermazione è falsa. E naturalmente quindi possiamo affermare con certezza che l'entità del danno rimane lo stesso, quindi se ho fatto un danno di 1000 euro non è che poi pagherò 2, 3 mila o 4000 euro, pagherò sempre le 1000 euro e in questo caso non avendo l'assicurazione perché appunto non ho la copertura assicurativa è chiaro che pagherò io, cioè il conducente del veicolo o in alternativa il proprietario del veicolo come abbiamo già detto. Naturalmente la responsabilità per danni connessi alla circolazione dei veicoli non è a carico del proprietario se questo provoca la circolazione avvenuta contro la sua volontà. Esempio classico, mi hanno rubato la macchina e quindi se questa persona che mi ha rubato il veicolo effettua un danno, è chiaro che io in questo caso, anche se sono proprietario del veicolo, non sono responsabile perché la circolazione è avvenuta contro la volontà. In questo caso del proprietario del veicolo stesso. Naturalmente vediamo subito alcune domande di quiz, alcune affermazioni. La responsabilità civile connessa al sinistro stradale è basata sul principio che ogni danno causato deve essere risarcito, verissimo, l'abbiamo appena detto. La responsabilità civile, sempre connessa al sinistro stradale, è aggravata dalla mancanza di copertura assicurativa, abbiamo detto falso, aggravata, no, il danno rimane sempre lo stesso, non aumenta e se non ho la copertura assicurativa, ripeto, sarò io che ho provocato il danno a pagare in prima persona, sempre con risarcimento del danno causato, del danno che ho provocato. Naturalmente la responsabilità civile connessa a sinistro stradale è esclusa in caso di morte, ma assolutamente falso. Attenzione, addirittura qui siamo in un caso non solo che devo risarcire il danno alle cose, ma anche alle persone, in questo caso di morte, e anche agli animali, abbiamo detto in generale, quindi escluso in caso di morte, no, la responsabilità civile, attenzione, mi obbliga a risarcire i danni ai veicoli, alle persone e quindi alle cose in generale, e anche in caso di morte.
Quindi non è escluso in caso di morte. Anzi, addirittura devo dire che, come ve lo anticipo, in caso di morte, oltre alla responsabilità civile, scatta anche la responsabilità penale, che vedremo tra non molto. La responsabilità civile connessa a sinistro stradale obbliga il responsabile al risarcimento del danno, e va bene, questo l'abbiamo detto più volte. La responsabilità civile, sempre sinistro stradale, è esclusa per danni di lieve entità. No, dicevo prima nella presentazione, se il danno anche di pochi euro, poche centinaia di euro, va pagato lo stesso. Se poi chiaramente è più grande, va comunque pagato, ma non è esclusa per danni di lieve entità. C'è sempre l'obbligo di risarcire il danno provocato. La responsabilità civile si limita al risarcimento dei danni alle sole cose, leggete attentamente l'affermazione, solo alle cose? No, abbiamo detto anche alle persone e agli animali, quindi se io dico solo alle cose, solo, ecco, la risposta è quindi è falsa, è un'affermazione falsa. Se invece leggiamo attentamente quella successiva, consiste nell'obbligo di risarcire i danni causati sia alle persone, e sì alle cose, benissimo, quindi che alle cose, perfetto, questa è l'affermazione giusta e corretta. Chi è civilmente obbligato a risarcire i danni provocati da sinistro stradale può far riparare il proprio veicolo, ma certamente sì, perché cosa significa? Che se io danno che ho provocato, devo io pagare all'altra macchina, all'altro veicolo. Il mio veicolo, che comunque rimane danneggiato, non me lo paga nessuno, né l'assicurazione, e quindi soltanto io. Quindi è chiaro che nel caso dell'assicurazione vedremo, l'assicurazione andrà a pagare i danni all'altro veicolo, ma non al proprio. Quindi io, avendo causato il danno, è chiaro che potrò far riparare il mio veicolo, questo è ovviamente. La responsabilità civile connessa a sinistro stradale è indipendente, l'abbiamo detto all'inizio, ricordate, sono le tre responsabilità amministrativa, penale e civile indipendenti tra di loro. La responsabilità per danni connessi alla circolazione dei veicoli è a carico del conducente e del proprietario del veicolo, se si tratta di responsabilità civile, perfetto. Abbiamo detto nel caso di obbligo di risarcire il danno, questo vale sia al proprietario che al conducente. Mentre ancora, a sinistro stradale grava sul proprietario e sul conducente del veicolo? Beh, vabbè, questa è praticamente un'affermazione simile a quella precedente, quindi abbiamo detto è vero. Ancora, chi è civilmente obbligato a risarcire i danni provocati nel sinistro stradale si libera dall'obbligo se risarcisce il danneggiato. Esatto. Di fronte alla responsabilità civile, io ho l'obbligo di risarcire i danni e mi libero da questo obbligo nel momento in cui pago il danno provocato. Ancora, chi è civilmente obbligato a risarcire i danni provocati nel sinistro stradale si libera da ogni forma di responsabilità penale. Attenzione. Qui andiamo nel campo di una responsabilità diversa in cui non ci si libera pagando il danno. La responsabilità penale, se io ho commesso un danno, devo pagare in prima persona con punizioni nell'ordine della persona che ho commesso il fatto, ma no, qua non parliamo, qui parliamo di ben altra responsabilità. La civile risarcisce solo i danni provocati, ma non copre la responsabilità penale. Che è civilmente obbligato a risarcire i danni provocati nel sinistro stradale può accordarsi con il danneggiato, certo, per il valore del risarcimento. Il caso anche di prima, no? Nel caso di ho rotto un fanalino, c'è stato un danno che comunque non è di grossissima entità, ma bene, in quel caso vedremo anche, non conviene fare la denuncia assicurativa, ma in quel caso andiamo a pagare il danno e ci accordiamo con il danneggiato pagando direttamente. Chi è civilmente obbligato a risarcire i danni provocati nel sinistro stradale può in alternativa chiedere che la propria patente di guida sia revocata, ma è assolutamente falso perché non ci sono alternative. L'obbligo del risarcimento dei danni e quindi la responsabilità civile prevede il pagamento dei danni, non ci sono alternative. E poi la patente sia revocata addirittura, ma insomma non è, mi sembra anche eccessivo. Questo è un caso in cui scattano delle responsabilità, ma di tipo penale, quindi non è questa la circostanza. Responsabilità penale, abbiamo detto è personale di chi ha commesso il fatto o di chi commette il reato. Bene, per questa responsabilità penale, quando ci sono responsabilità penali, cioè in quali casi? Ecco, abbiamo detto prima risarcimento dei danni per quella civile, ma in quali casi qui invece c'è quella penale? L'omicidio colposo. Ho fatto un incidente. C'è morte addirittura del conducente o uno dei passeggeri dell'altro veicolo, c'è appunto il caso di una responsabilità
aver commesso una responsabilità penale, di avere una responsabilità penale. Quando vengono violate naturalmente le norme del codice penale previste all'interno della legge, o quando provoca anche lesioni gravi a persone. Quindi attenzione, lesioni gravi, sottolineo, non lievi, perché se le lesioni sono lievi avrò comunque una responsabilità civile, risarcimento del danno in termini economico, anche verso il veicolo e verso magari chi ha subito delle lievi danni, delle lievi lesioni. Ma qui parliamo di lesioni gravi e quindi scatta quella penale. Naturalmente, in questo caso che cosa succede? Il soggetto previsto in tutti questi casi all'applicazione del codice penale e nel caso ovviamente del codice della strada, noi avremo anche e potremo andare incontro a sospensione, revisione o revoca, addirittura revoca della patente. Naturalmente, un'affermazione molto importante, la leggiamo subito sui nostri quiz, rimane, la responsabilità penale rimane anche se presto soccorso. E questo è vero, perché se io comunque il prestare soccorso è un obbligo civile nei confronti di chiunque, e questo indipendentemente da chi ha fatto il danno. Se poi io ho fatto il danno alla persona, cioè mi trovo in quelle condizioni che scatta la responsabilità penale, se non presto soccorso aumenta la responsabilità penale. Allora, in definitiva, se io ho presto soccorso, la mia responsabilità penale rimane comunque. Ma se poi non preso soccorso, oltre alla responsabilità penale di aver commesso il fatto, scatta anche il famoso omissione di soccorso, che non fa altro che aumentare la mia responsabilità penale e quindi aumentare anche le pene del codice della strada applicate verso colui che ha fatto il fatto. Quando è esclusa? Cioè quando non c'è responsabilità penale, ci sono dei casi ben precisi in cui possiamo dire che non ci sono responsabilità penali, quando il danno è solo le cose. E certo, perché se il danno, l'incidente è solo danno alle cose, allora in questo caso benissimo, c'è soltanto una responsabilità, ma di tipo civile, quindi effettuerò il pagamento di ciò che ho danneggiato, ma in questo caso la responsabilità penale non può essere indicata, non c'è applicazione. Ancora quando il fatto non sia considerato reato, chiaramente il codice penale, quanto la legge non può essere applicata, in tutti quei casi io non avrò responsabilità penale e quando è causato da forza maggiore. Vediamo anche delle rappresentazioni grafiche. Ho fatto un incidente, l'incidente è solo con danni ai veicoli, vedete, i due conducenti, i passeggeri non si sono fatti provocati lesioni gravi, non ci sono morti e quindi il danno è solo alle cose, ai veicoli e quindi esclusa la responsabilità penale, c'è solo in questo caso una responsabilità civile. E quando a caso di forza maggiore, un esempio, io sto camminando, si spezza un albero, va a urtare il mio veicolo, oppure io sono costretto a deviare questo albero improvvisamente di fronte alla mia strada e vado ad urtare un altro veicolo. Ecco, in questo caso io avrò una responsabilità, ma unicamente di tipo civile al limite, ma non certamente penale, perché questa è una causa di forza maggiore. Voglio aggiungervi un altro esempio: sto camminando su una strada di montagna, si stacca un masso in corrispondenza del mio passaggio, mi colpisce, il mio veicolo sbanda, va ad urtare un'altra persona, una persona oppure un veicolo a cui provoco anche lesioni o comunque morte, per esempio, ecco, è una causa di forza maggiore. Queste situazioni ovviamente vanno dimostrate, ma fanno in modo che non scatti mai la responsabilità penale, che in queste situazioni è esclusa, quindi causa di forza maggiore. E poi vediamo ancora, la responsabilità penale è esclusa quando si sia prestato soccorso alla vittima. Abbiamo detto assolutamente falso. È falso anche quando sorge nei confronti del proprietario se non è stato identificato. Attenzione, questa ultima affermazione vale per la responsabilità civile, cioè nel senso quando il conducente non è identificato, la responsabilità ci civile va sul proprietario. Ma qui parliamo di responsabilità penale, quindi sono entrambe le affermazioni false, perché comunque io ho l'obbligo di soccorrere la vittima e quindi anche se la soccorro, che è un obbligo, ripeto, civile, la responsabilità penale rimane. E poi ancora,
se non è stato identificato colui che ha commesso il fatto, non ricade sul proprietario del veicolo, eh? Se per esempio il caso in cui fugge o comunque non è identificato chi ha commesso il reato, anche in questo caso la responsabilità rimane solo di chi ha commesso il fatto. Vediamo subito il quiz sulla responsabilità penale. Sorge allorché vengano violate norme contemplate nel codice penale per la legge. Benissimo, l'abbiamo già detto. Connessa a sinistro stradale sorge anche in caso di omicidio colposo, è il caso in cui c'è morte di un conducente o del passeggero, l'altro conducente del veicolo. Ancora, responsabilità penale sorge quando il veicolo vada completamente distrutto. Attenzione, qui parla solo di veicoli, non parla né di lesioni gravi e neanche di morte da parte del conducente, dell'altro conducente. Quindi il veicolo, vabbè, l'abbiamo distrutto e la scatta la responsabilità civile, ma certamente non possiamo dire che c'è anche responsabilità penale. Ancora, la responsabilità penale è esclusa quando il fatto non sia considerato un reato, e vabbè, questo l'abbiamo detto, cioè non è reato, non c'è responsabilità penale. Sorge qualora esso provochi lesioni gravi a persone. Sì, lesioni gravi, ecco, attenzione, qui scatta quella penale per le lesioni gravi a persone o la morte, come abbiamo già detto più volte. La responsabilità penale connessa a sinistro stradale è esclusa quando si sia prestato soccorso alla vittima. No, attenzione, perché il soccorrere una vittima è un obbligo civile, chiaramente nei confronti di chi si trova in difficoltà, ma non escludere la responsabilità penale che rimane comunque. Quindi dare questa affermazione che non c'è responsabilità penale esclusa, non c'è, è assolutamente falso. Ancora, la responsabilità penale è esclusa quando vi siano danni involontari alle sole cose. Attenzione, parliamo solo degli oggetti. I veicoli, non parliamo di feriti, quindi è esclusa. Quindi in questo caso la risposta è vera, perché il danno è solo alle cose. Ancora vediamo, è esclusa quando il fatto dipende da cause di forza maggiore. Abbiamo fatto l'esempio prima dell'albero, dei macigni che colpiscono il mio veicolo e quindi per forza maggiore, in questo caso non può esserci chiaramente responsabilità penale. È esclusa ogni qualvolta ci sia stato risarcimento del danno, assolutamente falso, perché il danno va comunque risarcito, ma essendo, ricordate all'inizio, vi ho detto, essendo indipendente, la responsabilità penale rimane. Quindi io risarcisco il danno per togliermi, per avere l'obbligo di risarcire il danno, ed è quindi in questo modo che mi tolgo, diciamo, di quella responsabilità civile appunto prevista. Ma la responsabilità penale rimane, e quindi attenzione, non è esclusa. Responsabilità penale ancora esclusa quando intervenga l'impresa di assicurazione. Anche qui attenzione, no, perché stiamo parlando di un'assicurazione, l'RCA, che va a pagare il danno causato ovviamente per legge, quindi risarcisce e fa in modo da pagare quella responsabilità civile, ma non, attenzione, alla penale. La responsabilità penale sorge in tutti i casi di danni alle persone e alle cose, in tutti i casi, no, non è in tutti i casi. Danni alle persone in modo grave o la morte addirittura, o alle cose. Qui la risposta poi oltretutto dice anche alle cose o alle cose. No, quindi in tutti i casi assolutamente no, è falso. Chi è penalmente e civilmente responsabile è soggetto alle pene previste dal codice penale, esatto, perché c'è responsabilità civile e penale. Ancora, responsabilità penale sorge nei confronti del proprietario, se non è stata identificata, abbiamo detto prima, anche falso, perché quella penale è solo per chi ha commesso il fatto, è sempre soggetto all'arresto preventivo, ma assolutamente falso, mi sembra eccessivo. Cioè sì, la responsabilità penale, d'accordo, ma che sia poi sempre soggetto all'arresto preventivo, no, perché l'arresto, per esempio, se c'è anche l'omissione di soccorso, o se c'è un danno penalmente e quindi una pena che io a cui sarò soggetto, ma che in qualche modo non sempre c'è l'arresto, poi dipende dalle circostanze del codice penale. Responsabilità penale connessa alla circolazione dei veicoli a carico del conducente. Ebbè, abbiamo detto sì, è a carico di chi commette il fatto, il conducente, solo e soltanto il conducente. È a carico del proprietario? Assolutamente no, attenzione, falso, perché non è il proprietario dal punto di vista penale responsabile. Civile sì, ma penale no. E ancora è dipendente dalla responsabilità penale e da quella amministrativa, l'abbiamo detto più volte, sono responsabilità indipendenti.
chi è civilmente obbligato a risarcire i danni provocati nei nostri sinistri stradali si libera da ogni forma di responsabilità penale. Ma assolutamente no. Io mi libero della forma della responsabilità civile, ma non di quella penale. Attenzione, anche se io pago, non significa che vengo meno della responsabilità penale, che rimane comunque. La responsabilità penale connessa al sinistro stradale sorge in ogni caso in cui si è violato il codice della strada, no, non tutti i casi, ci sono dei casi previsti, previsti sì dal codice penale, ma da alcuni casi, alcune violazioni del codice della strada, non in ogni caso, attenzione. E poi chi è penalmente e civilmente responsabile di sinistro stradale può incorrere nella sospensione, sì. Questo è vero perché oltre alla sospensione, ve lo ricordo, anche ci può essere la revoca della patente o la revisione. Quindi sono situazioni in cui si può andare incontro di fronte a una responsabilità penale e civile. Responsabilità civile connessa a sinistro stradale è indipendente. Bene, adesso riguardo le responsabilità facciamo un riepilogo anche con degli esempi grafici, con delle rappresentazioni. Le tre responsabilità amministrative, civile e penale sono indipendenti, ma vediamo poi proprio praticamente, con degli esempi proprio, eccolo qua il primo. Siamo alla guida del veicolo, passiamo al rosso, non facciamo incidente, non facciamo niente, però abbiamo commesso un'infrazione. Che succede? In questo caso ci ferma il vigile, c'è lì la polizia pronta, multa. Questa è una responsabilità amministrativa, che in modo molto semplice, anche qui ci sono molto pochi quelle domande che troverete, quelle affermazioni, basta ricordare che per la responsabilità amministrativa si paga la multa e basta, e la responsabilità amministrativa termina qui, col pagamento della contravvenzione, di una sanzione amministrativa. Ancora vediamo, invece in questo caso, abbiamo il nostro incidente, siamo passati col rosso, quindi responsabilità civile, amministrativa, passato col rosso ci fanno la multa, però in questo caso avendo fatto l'incidente siamo anche colpevoli civilmente del danno provocato. In questo caso ammettiamo il caso che non ci siano feriti, non ci sono feriti gravi, non c'è morte, non c'è nessuno, il danno solo alle cose, allora la responsabilità civile, io avendo effettuato un'infrazione del codice della strada sarò soggetto alla multa più il pagamento dei danni al veicolo giallo di tutti i danni che ho provocato, e quindi ecco la responsabilità sia civile che amministrativa, multa più risarcimento dei danni. Ancora un altro esempio di tre responsabilità sempre indipendenti, ma che in questo caso, come dire, vanno a braccetto. Abbiamo un incidente come prima, siamo passati col rosso, abbiamo tamponato, abbiamo optato il veicolo giallo che danneggiamo anche dal punto di vista delle cose, cioè del veicolo, e in più abbiamo provocato lesioni gravi, attenzione, al conducente o al passeggero, o addirittura alla morte. Subentra ovviamente l'ambulanza, la polizia, addirittura qui, vabbè, siamo in caso limite, vivevamo in stato di ebbrezza, quindi siamo veramente nel massimo della responsabilità penale punita dal codice della strada, e quindi potranno essere in questa situazione proprio particolare anche applicate le norme cosiddette, le sanzioni cosiddette accessorie di sospensione, revoca o addirittura revisione o revoca addirittura della patente. Quindi situazioni estreme a cui però purtroppo dobbiamo fare particolare attenzione. Sono in questo caso le tre responsabilità: multa in definitiva, più il pagamento dei danni al veicoli chiaramente, e anche alle persone, perché il risarcimento dei danni, come vedremo, anche della responsabilità civile nei confronti di chi ha del danneggiato, più responsabilità penale perché ci sono situazioni di applicazione del codice penale, lesioni gravi o morte del conducente, o in questo caso stato di ebbrezza, responsabilità penale. L'assicurazione. Bene, passiamo all'assicurazione per capire che cos'è questa assicurazione. Cioè, ogni qualvolta noi camminiamo, circoliamo con il nostro veicolo, fortunatamente è un'assicurazione obbligatoria per legge, quando dobbiamo pagare un danno che provochiamo, non paghiamo noi in modo diretto, fortunatamente devo dire, ma perché tutti i veicoli devono avere l'assicurazione per legge obbligatoria chiamata RCA, responsabilità civile autoveicoli. Questo è per tutti i veicoli che circolano in aree pubbliche o aperte al pubblico, quindi viene praticamente applicata questa legge, tutti i veicoli, gli autoveicoli in particolare, quindi devono essere assicurati, e questo permette all'assicurazione di pagare i danni a persone, cose e animali. Ma l'assicurazione,
quale danno, quanto danno andrà a pagare a persone e cose animali, andrà a pagare fino ad una certa somma, fino ad una certa cifra, chiamata una cifra massima, che tecnicamente viene chiamata massimale o massimali. Questa è stabilita per legge, cioè praticamente la legge dice che l'assicurazione in caso di danno potrà pagare fino a 1 milione di euro, 2 milioni di euro, adesso faremo anche degli esempi. Bene, questa somma massima, che è quella che noi, su cui abbiamo provocato danni nella responsabilità civile ad altre persone, ad altre cose o animali, viene chiamata massimale. Vediamo chiaramente quindi anche in maniera più precisa questo massimale. Per ogni sinistro, sinistro significa quindi incidente, ormai l'abbiamo compreso, quella somma massima in termine proprio monetario, in termine di euro, che andrà a pagare l'assicurazione, stabilita per legge. E attenzione, questo stabilito per legge significa che c'è un minimo oltre il quale, al di sotto del quale io non posso essere assicurato, cioè praticamente la legge dice che l'autoveicolo per camminare deve essere assicurato per almeno, faccio un esempio, 1 milione di euro. Io posso assicurarmi per 800.000 euro nei confronti di danni provocati? No, perché se il minimo è di 1 milione di euro, quello è il minimo stabilito per legge. Cambia ogni anno? Attenzione, falso, non cambia ogni anno. Il massimale viene stabilito per legge ogni 2-3 anni, quando il governo decide di cambiare questi massimali stabilendone il minimo, viene ovviamente applicato attraverso le nostre assicurazioni, stabilendo che il massimale è la somma massima che possiamo, quindi in questo caso l'assicurazione potrà pagare, e il minimo è stabilito per legge. Allora, vediamo un po'. Questi sono gli esempi ancora che ci permettono di comprendere bene ciò che abbiamo appena detto. Allora, il massimale può essere aumentato, questo sì, perché io posso, pago all'assicurazione una certa somma, e più pago e più il massimale si alza. Ciò che pago viene definito premio, si chiama così proprio tecnicamente. Praticamente il premio che io pago all'assicurazione, cioè la somma, in poche parole, che io pago all'assicurazione, è ciò che poi l'assicurazione restituirà in termini di danno che io provoco. Maggiormente pago e più posso alzare i massimali. Come abbiamo detto prima, non li posso diminuire, quindi posso dire all'assicurazione: beh, mo ti pago di meno e magari mi abbassi i massimali. L'assicurazione dice no, perché la minima somma è stabilita per legge e tu meno di tanto non mi puoi pagare, perché i miei massimali hanno un minimo stabilito. Naturalmente, quindi ancora un'affermazione di quiz, sono le somme di denaro che l'impresa assicuratrice riscuote ogni anno dal proprio cliente. No, le somme che riscuote l'assicurazione si chiama premio, e i massimali, abbiamo detto, sono le somme massime che paga l'assicurazione in caso di danno. E ancora un'affermazione, l'RCA copre ogni danno causato, anche se superiore al massimale. Assolutamente no, falso anche questa affermazione, ma su questo faremo adesso degli esempi. Vediamo subito i quiz. La responsabilità civile auto sono gli importi massimi, i massimali massimi che l'impresa assicuratrice si impegna a pagare, l'abbiamo appena detto. I massimali sono le somme di denaro che l'impresa assicuratrice riscuote ogni anno, abbiamo appena detto no. Quelli si chiamano premi, ciò che l'assicurazione prende dal proprio cliente, premio, non è massimale. I massimali della polizza di assicurazione aumentano ogni anno, abbiamo detto anche questo è falso, viene stabilito per legge, ma non c'è una cadenza annuale. La cifra minima dei massimali, attenzione, viene stabilita dalla legge, sì, la cifra minima dei massimali è stabilita per legge, al di sotto dei quali non mi posso assicurare. I massimali possono essere aumentati? Ma certamente sì, se io pago di più, abbiamo detto, posso pagare qualcosa di più all'assicurazione e dire: il massimale, quello stabilito per legge, a me non è sufficiente, ti pago di più e tu mi aumenti anche i massimali. Aumentarli sì. I massimali della polizza di assicurazione sono le somme di denaro che l'impresa assicuratrice riscuote dal proprio cliente, ma questa è una risposta praticamente simile a quella precedente, quindi riscuote falso. E l'assicurazione per la responsabilità civile copre anche la responsabilità penale, ma questo è falso, 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 perché l'assicurazione esiste, ma esiste solo per coprire la responsabilità civile, cioè i danni che provoca, non mai assolutamente di fronte a quella penale, la responsabilità rimane del conducente, di chi ha commesso il fatto. Quindi chi è civilmente obbligato a risarcire i danni da un sinistro stradale, cosa deve fare?
proprio praticamente. La denuncia presso la propria assicurazione, e questo va fatto entro 3 giorni. Oppure, in alternativa, io posso accordarmi, mettermi d'accordo con chi ha fatto il danno e lo pago senza che faccia intervenire l'assicurazione. Questo di solito, ecco, poi vedremo, è consigliabile farlo se il danno è molto lieve, e questo è previsto dalla legge. Io posso mettermi d'accordo e pago il danno. Si libera dall'obbligo pagando nell'ammontare danneggiato, questo certamente anche, e può far riparare il proprio veicolo, anche questo è vero, perché se io ho l'obbligo di risarcire il danno, il mio veicolo non me lo paga nessuno, cioè l'assicurazione non interviene nei confronti del mio veicolo, e quindi è chiaro che il mio veicolo lo posso far riparare. Eccolo qua, un esempio. Un incidente, dice il veicolo, il mio veicolo si è danneggiato per circa 250 euro, tu mi hai tamponato, quindi ho pure ragione, oltretutto, allora chiaramente uno capisce e comprende il danno che ha provocato, in questo caso il veicolo, dice, vabbè, preferisco pagare subito. Il mio veicolo lo porto a riparare, chiaramente, però ecco i soldi che ti permette di riparare dei 250 euro il tuo veicolo. Quindi c'è un accordo, non c'è l'intervento dell'assicurazione, questo è possibile farlo. Naturalmente, attenzione, in questo caso è possibile perché c'è solo responsabilità civile, e quindi non si libera da ogni forma di responsabilità. Ci tengo a sottolinearlo, perché se ci fosse situazioni in cui anche una lesione o grave verso un'altra persona o situazioni in cui dovesse scattare una responsabilità penale, allora in questo caso questa situazione non è neanche pensabile. Ancora vediamo un incidente stradale, ed ecco che l'assicurazione cosa fa? Pagherà praticamente ai terzi trasportati, compreso il conducente. Cosa significa? Praticamente l'assicurazione interverrà, come in questo caso, io sono passato col rosso, quindi il veicolo va ad urtare il veicolo giallo, a torto certamente, c'è la famosa sanzione amministrativa, cioè la multa, ma c'è anche l'obbligo di far intervenire l'assicurazione. Che cosa fa l'assicurazione? Bene, l'assicurazione praticamente pagherà i danni che provoco al veicolo, e quindi in questo caso tutti i veicoli, e alle persone, compreso il conducente che ho eventualmente o avessi danneggiato, anche dal punto di vista fisico. Quindi la mia assicurazione copre anche il conducente dell'altro veicolo, chiaramente se questo è un veicolo autorizzato al trasporto persone. Faccio un esempio limite: sostituite il veicolo giallo con un 3 ruote che trasportava, per esempio, che è destinato al trasporto di merce, e dentro i 3 ruote c'erano magari nel cassonetto 2-3 persone che stava trasportando, ma chiaramente in questo caso no, l'assicurazione non interviene più, perché non è un veicolo destinato al trasporto persone, è un caso eccezionale, strano, ma ho voluto porre l'attenzione per dire che il veicolo, l'assicurazione interverrà solo se il veicolo è autorizzato al trasporto di persone e non a un uso diverso da quello a cui è destinato. Naturalmente, che succede? Che a me, che ho provocato il danno, chi mi paga? Nessuno, poche parole, né al veicolo, né a me che sono il conducente, ma attenzione, copre i terzi trasportati, cioè se nel mio veicolo ci sono altre persone che trasporto, che vengono coinvolte nell'incidente, chiaramente essendo nel mio veicolo, e io sono colpevole, ma nel mio veicolo sono persone che rimangono ferite, bene, i terzi trasportati, l'assicurazione le andrà a pagare. Quindi, riepilogando, la situazione a chi non paga? Non paga né i danni del mio veicolo che ha causato l'incidente, né i danni che subisco io come conducente. Naturalmente, un'affermazione di qui ci dice: copre i danni subiti solo dai terzi trasportati sui taxi. È falso, perché non parliamo solo di taxi, parliamo di tutti gli autoveicoli, per cui tutti i terzi trasportati, non solo quelli dei taxi, vengono pagati dalla nostra assicurazione. Naturalmente è scaduta l'invalidità, si può incorrere nella confisca del veicolo. Allora, attenzione, se io praticamente assicuro il veicolo ed è scaduta, e mi fermano con la patente, scusate, l'assicurazione scaduta che non ho rinnovato, ci può essere anche il sequestro del veicolo.
È vietato utilizzare un autoveicolo se la garanzia è scaduta. Attenzione, qui non parliamo di garanzia, è un po' trabocchetto questa affermazione. Oh, parliamo di assicurazione invece. Allora, assicurazione sarebbe vero, ma parliamo di garanzia del veicolo, che non ha assolutamente nulla a che fare, la garanzia, quella della casa costruttrice, con la circolazione. Quindi chiaramente è una risposta falsa. Quando l'assicurazione per la responsabilità civile è scaduta, si incorre in una sanzione che si circola, si lascia in sosta il veicolo sulle strade pubbliche, è verissimo, è vero. E parliamo, ricordate, solo su strade pubbliche, perché al limite, pongo il limite estremo, nelle strade private l'assicurazione non interviene, se nel mio cortile privato, dove non sono soggetti a pubblico passaggio, la mia assicurazione non interviene mai. Ancora, l'assicurazione è scaduta, si può continuare a usare il veicolo solo per brevi tragetti? Assolutamente, neanche un metro, neanche mai, nulla. Quando la circolazione è scaduta, non si può circolare. E quando è scaduta, è possibile lasciare il veicolo in sosta sulle strade pubbliche? Assolutamente falso, perché quando è scaduta, anche la sosta non è consentita. Dice, vabbè, come devo fare? Non posso lasciarlo neanche sulle strade pubbliche? No, lo potresti lasciare nel garage privato, tua, nell'area privata, ma non sulle strade pubbliche, perché le strade pubbliche soggette a pubblico passaggio, il veicolo deve essere comunque assicurato, anche durante la sosta, attenzione. E quando l'assicurazione per la responsabilità civile è scaduta, di validità, il veicolo deve essere sottoposto a collaudo addirittura, ma no, il collaudo non c'entra niente con l'assicurazione. Il collaudo viene fatto per la prima volta ogni 4 anni, quando il veicolo è nuovo, poi ogni 2 anni, ma non ha nulla a che fare con l'assicurazione scaduta. Quindi quando scade l'assicurazione, niente, devo andare lì a pagare l'assicurazione e ritorna tutto in perfetto ordine. Allora, facciamo delle rappresentazioni grafiche che ci permettono di dare chiarezza a tutto questo argomento. Abbiamo il nostro veicolo, quindi, che con la RCA abbiamo l'obbligo di pagare all'assicurazione, di fare l'assicurazione pagando una somma. Questa somma che paghiamo si chiama premio. E quindi ciò che io pago all'assicurazione, e cosa fa l'assicurazione in cambio? Cioè io do qualcosa all'assicurazione, ecco perché si chiama premio, cioè io do una sorta di qualcosa all'assicurazione che viene definita premio, e l'assicurazione in cambio di questo premio mi permette di assicurarmi civilmente rispetto ai danni a persone, cose e animali, fino ad una certa somma, abbiamo detto, chiamato massimale. La somma che andrà a pagare il massimale stabilito per legge, il minimo, cioè o al di sotto di certe somme non mi posso assicurare. Quindi questo è definito per legge, ricordatelo, è importante. Facciamo proprio degli esempi pratici. Ecco, io vado a dare, in questo esempio, un 800 euro all'anno, cioè pago la mia polizza annuale di 800 euro, il mio premio all'assicurazione. E la nostra signorina ci accoglie in compagnia assicurativa dicendo: bene, con questa somma il minimo che ti posso assicurare, al di sotto del quale non posso scendere, è di 1 milione di euro, perché è il massimale previsto per legge. Quindi questa sarà la tua minima somma prevista per legge ed è la massima somma che io andrò a pagare in caso di danno. Esempio: sto camminando col veicolo, faccio un danno di 10.000 euro. Sono assicurato fino a 1 milione di euro nei confronti di danni a persone, cose e animali. Quindi, che succede? La mia assicurazione prende 10.000 euro e li paga al danneggiato. E quindi il danneggiato, dal punto di vista civile, riceve i 10.000 euro. Perfetto. Quindi, vedete, è un percorso, chiaramente, che io effettuo attraverso l'assicurazione per stare tranquillo nei confronti dei danni che ho provocato. Abbiamo ancora un altro esempio, vediamo adesso, sempre 800 euro, sempre il massimale di 1 milione di euro, che è la somma stabilita per legge, è la somma massima, però faccio un incidente questa volta con una Ferrari. E la Ferrari, un danno addirittura, qui facciamo un esempio limite, di 1,5 milioni di euro. Che succede a questo punto? L'assicurazione dice: ehi, attenzione, calma, tu sei assicurato per un milione di euro, e se il tuo danno è di 1 milione di euro, io 1 milione di euro darò al danneggiato. E ma il danneggiato dice: ehi, calma, la mia Ferrari costa 1,5 milioni, e quindi ho bisogno di 500.000 euro, chi me le dà? E in questo caso la legge prevede che vengano pagate dall'assicurato, cioè da chi ha commesso il fatto. Quindi io, come
colui che ha provocato il danno andrò a dare 500.000 euro, che sommate a 1 milione di euro della mia assicurazione permetterà al danneggiato di recuperare la sua somma. È chiaro, in questo caso, vedete, io sto facendo un danno superiore ai massimali previsti. Ecco perché a volte è anche, fra virgolette, consigliato per chi ha particolari situazioni di pericoli, di far alzare il massimale. Ma chiaramente l'assicurazione dice sì, io ti posso assicurare anche per 2 milioni di euro, però il tuo premio non è più, non può essere più 800 euro, chiaramente me lo devi aumentare. Quindi il massimale può essere aumentato, pagando chiaramente un premio maggiore, come abbiamo già detto, senza dubbio. Con un premio maggiore può essere aumentato il massimale. E l'assicurazione in questo caso mi andrebbe, ecco questo è il caso limite, avrebbe pagato, chiedo scusa, avrebbe pagato comunque interamente la somma del danno provocato. Vediamo allora adesso con degli ultimi argomenti che andiamo a trattare in questa lezione, come vedete molto complessa. L'assicurazione tipo bonus malus, il risarcimento diretto, vedremo che cosa è, la denuncia all'estero, il concorso di colpa, fondo di garanzia per le vittime della strada, documenti da portare e l'assicurazione che non sono obbligatorie. Cominciamo subito con la formula bonus malus, è una formula di assicurazione, quella cui prevalentemente siamo assicurati con i nostri autoveicoli, che si chiama bonus malus. Che cosa consiste? Beh, qui c'è una scaletta in cui noi praticamente sono identificate secondo una classe, a secondo dei numeri, parte dalla 0 alla 18 massima, sono chiamate poi classi di merito. Quando queste classi di merito io mi assicuro la prima volta, parto dalla classe 14esima. E che cosa succede? Facciamo degli esempi. Se faccio incidenti, allora parto da questa classe, poi faccio incidente. L'anno successivo che vado a rinnovare l'assicurazione, siccome ho fatto un incidente, l'assicurazione dice: calma, qui ovviamente, essendo questo tipo di assicurazione bonus o malus, avendo fatto incidente, andrò a pagare un premio maggiore all'assicurazione, perché l'assicurazione dice, chiaramente, avendo fatto incidente, sei colui reputato, diciamo, quindi comunque identificato come persona che hai provocato incidente, e l'assicurazione aumenta. Addirittura invece, guardate che succede al contrario, non faccio incidenti? Ecco, questo è un caso positivo, cioè nel senso che pago di meno l'assicurazione perché l'assicurazione mi premia in questo caso, mi dà il bonus scendendo di classe fino alla classe 0, che è ovviamente una delle classi più basse in questa scala, e pagherò molto meno rispetto invece a chi fa incidente. Ecco la formula bonus malus. Cioè il bonus se non faccio incidente, il malus se invece faccio incidente pagherò di più. Naturalmente a fine anno che succede? Ogni fine anno ci viene rilasciato un attestato di rischio che l'assicurazione ci rilascia, in modo che se dovessi per esempio andare a un'altra assicurazione, io so quell'altra assicurazione in che classe mi trovo e quindi potrà, come dire, anche applicarmi il giusto valore del premio in base a questa classe di merito che io ho quindi in effetti riportato sulla classe di appartenenza, sull'attestato di rischio. Vediamo il quiz sull'assicurazione. Il contratto bonus o malus comporta una variazione annuale del premio in base al numero di incidenti causati, certamente abbiamo detto è vero. La bonus malus non si applica ai motocicli, no, attenzione, si applica a tutti i veicoli, a tutti gli autoveicoli, anche ai motocicli, certamente sì. Nell'assicurazione la responsabilità civile from bonus malus viene automaticamente annullato se si provoca più di 2 incidenti, ma assolutamente no. Più incidenti faccio, più aumentano le classi e più pago, ma non che viene annullato addirittura. Poi nell'assicurazione la bonus malus viene stabilito dal giudice. No, no, la bonus malus viene stabilita dall'assicurazione, dalla compagnia assicuratrice per legge, ma non certamente dal giudice. Allora, che cos'è il risarcimento diretto? Tra due veicoli soltanto, quando vi sono danni solo ai veicoli, attenzione, quindi parliamo solo di responsabilità civile, non penale, ma solo civile, vale anche per i motocicli. Ed è anche per quei casi in cui ci sono lieve entità del danneggiato a conducendo passeggeri.
Perché è importante? Perché se le lesioni fossero gravi o addirittura la morte, è chiaro che qui non parliamo più di risarcimento diretto, ma parliamo anche addirittura anche di responsabilità penale. E poi mi raccomando, l'affermazione qui è messa in evidenza e escluso se ne sinistra col volto motociclo, falso, perché il risarcimento diretto può essere fatto anche quando c'è un motociclo. Praticamente vediamo in che cosa consiste. Consiste nella compilazione di un modulo, il famoso modulo blu, constatazione amichevole di incidenti, chiamato con la sigla CAI, constatazione amichevole incidente o CID, constatazione indennizzo diretto, e un modulo anche blu, vabbè, viene chiamato per questa colorazione qui su questo lato. Cosa facciamo? Lo compiliamo in ogni sua parte. Ed è un modulo che permette di essere consegnata alla propria compagnia assicuratrice ed essere risarcito direttamente. Faremo adesso anche un esempio. Quando non è applicabile, se vi sono più di due veicoli e quando ci sono lesioni gravi. Certo, perché qua, essendo diretto, significa che il risarcimento avviene tra le compagnie di assicurazione in modo diretto, ma solo tra due veicoli. E se ci sono lesioni gravi, attenzione, no, perché in questo caso. Vabbè, ci sono altri risarcimenti, sì, civile, ma scatta anche responsabilità penale, quindi questo modulo non ha più possibilità di essere applicato nella sua fattispecie. Abbiamo che questo modulo va firmato, certo, perché se firmano entrambi i conducenti, allora in questo caso vuol dire che qui i due conducenti e quindi i due responsabili civilmente sono d'accordo. Ecco, questo in definitiva è il modulo di risarcimento diretto. È un modo in cui io, firmando, dico sono d'accordo con te, quindi io ho torto, io e tu hai ragione, in ciò che è indicato all'interno del modulo, con tutti i tuoi dati, e quindi ecco la formula diretta. Vediamo anche proprio degli esempi. Abbiamo un incidente, danni solo alle cose, soltanto ai veicoli, lesioni lievi. Ecco, il signor mi dice qui, è colpa mia. Dice: mi dispiace, signor Bianchi, di aver causato l'incidente. Già questo mi fa capire che si è molto responsabili di ciò che ho fatto, e quindi è chiaro che io sto in qualche modo, in modo amichevole, appunto, ecco perché viene chiamato constatazione amichevole dell'incidente, dichiaro che ho torto. E chiaramente l'altra persona qua dice: va bene, pazienza, il danno è solo ai veicoli, non ci sono problemi alle persone, l'importante è che nessuno abbia riportato lesioni, e se qualcuno ha riportato lesioni sono solo di lieve entità. Una volta che abbiamo verificato questo, si compila il modulo, e il signor Bianchi e il signor Rossi cosa fanno? Presentano il modulo ognuno alle proprie assicurazioni, infatti è un modulo in quattro copie, due vanno rilasciate a un conducente e due all'altro. Di queste due copie, ognuno una copia va alla propria assicurazione. Quindi, perché questo? Perché praticamente, vedete, il signor Bianchi, l'assicurazione del signor Bianchi, che è il danneggiato, la porta alla sua assicurazione. Quindi, ecco, il modo diretto di essere pagato. Significa che io, essendo il danneggiato, in questo caso, vado alla mia assicurazione e l'assicurazione dice: signor Bianchi, ecco lì il risarcimento del danno causato dal signor Rossi. Quindi è la mia assicurazione questa volta a pagarmi, senza aspettare che sia l'altra assicurazione a pagare me. Chiaramente, il signor Rossi avrà portato il suo modulo e l'assicurazione, quindi che chiaramente riceve la denuncia del modulo blu, cosa fa? Praticamente, in modo tecnico, paga direttamente l'assicurazione al signor Bianchi, dell'assicurazione al signor Bianchi, vedete? Quindi, in definitiva, il danneggiato riceve direttamente il risarcimento del danno e le due assicurazioni tra di loro poi avranno questo scambio, diciamo, di forma monetaria, parliamo pure anche in maniera molto semplice, del danno che avrà causato in questo caso il signor Crossi e che avrà risarcito il signor Bianchi. In caso di controversia invece ci vuole, ci può essere anche il supporto di un perito assicurativo. Nel caso di controversia, cioè quando non è applicabile quel caso prima visto del risarcimento amichevole, diretto, eccetera, allora io che devo essere risarcito posso avvalermi di un consulente dell'infortunistica, il cosiddetto perito, che può aiutarmi in tutte quelle pratiche, diciamo, burocratiche anche per avere il risarcimento del danno. Vediamo i quiz. Se
Assicurazione RCA copre i danni subiti dai terzi trasportati se veicolo autorizzato al trasporto persone. Benissimo, è vero. L'assicurazione RCA copre i danni subiti da persone o cose che si trovano in aree pubbliche o aperte a pubblico, l'abbiamo detto più volte, aree private no, attenzione, aree pubbliche o aperte a pubblico sì. E copre i danni solo da terzi trasportati sui taxi, no, non solo sui taxi, ma su tutti gli autoveicoli. Non è un'assicurazione rivolta solo ai taxi, è per tutti. Il risarcimento diretto del sinistro stradale si applica se vi sono danni ai veicoli e lesioni di lieve entità. Benissimo, perché infatti ricordate che se ci sono danni alle persone con lesioni gravi, responsabilità penale e poi morte addirittura del conducente o passeggero, ecco in quel caso scatta quella penale. Quindi il risarcimento diretto si applica solo in caso di danni ai veicoli o lesioni lievi. Caso di sinistri stradali, la richiesta di risarcimento deve essere obbligatoriamente corredata da fotografia. Non è previsto. La fotografia no, uno la fa magari per maggiore attenzione, se vogliamo qualcosa in più, ma non è richiesta per legge anche allegare le fotografie. Basta quei moduli firmati da entrambi, abbiamo detto prima, dei conducenti. Escluso se il sinistro è coinvolto un motociclo, abbiamo detto no, anche i motocicli fanno parte di questo risarcimento diretto. E quando l'assicurazione civile auto è scaduta, è possibile continuare sul veicolo solo se si è disposto a pagare gli eventuali danni? Assolutamente no. Per legge l'assicurazione è obbligatoria e se io vengo fermato e non ho l'assicurazione, c'è confisca del veicolo più una forte, pesante multa, sanzione amministrativa. Che succede quando ci rubano una macchina? E in caso di furto, quindi che succede? Ci rubano una macchina, siamo all'estero, bisogna naturalmente, nel caso attivare l'assicurazione e quindi all'estero fare la denuncia e ripetere la denuncia nello Stato italiano. Esempio, siamo all'estero, ci hanno rubato il veicolo, la prima denuncia la faccio all'estero, poi vado in Italia e la ripeto sia attraverso ovviamente l'autorità della polizia, quindi la denuncia, ai carabinieri e poi anche alla compagnia assicurativa. Quindi per l'estero bisogna ripetere anche nello Stato di ritorno, in questo caso all'Italia. Concorso di colpa che significa? Che non si ha una colpa al 100% o una ragione al 100%, ma una percentuale. Può esserci il caso in cui, per esempio, il concorso di colpa, per esempio, viene stabilito anche in base dalle compagnie assicuratrici o dalla legge, quando una parte del conducente, uno dei due conducenti, ha anche in qualche modo anche una parte della colpa, Non ha prestato, per esempio, la massima attenzione per evitare l'incidente. Ci sono tanti casi, in questo caso il risarcimento viene ad ognuno di loro risarcito nelle giuste percentuali, chiaramente dall'assicurazione, chiaramente che andrà a pagare i danni nelle percentuali previste. Il diritto di rivalsa che significa? Cioè l'assicurazione, attenzione, può in alcuni casi estremi chiedere a me assicurato la cifra che ha pagato, quando? Quando per esempio ho utilizzato un veicolo con la targa a prova, che ho fatto un incidente e la targa a prova invece l'ho utilizzata e mi sono messo a viaggiare con questo veicolo in targa a prova, ho causato un incidente, quindi un uso irregolare, quando invece per esempio non era previsto l'uso di questa targa a prova. Guidare senza patente con foglio rosa senza istruttore è un caso in cui l'assicurazione non interviene e quindi ci chiederà. E se eventualmente dovessimo fare danni, ci chiederà poi l'assicurazione il danno che loro pagano, ma hanno il diritto di rivalsa nei confronti di chi, in questo caso il conducente o il proprietario del veicolo. Noleggio senza conducente, chiaramente è un caso in cui l'assicurazione può chiedere la rivalsa. Noleggio senza conducente, mancato rispetto delle regole di trasporto, esempio sopra il numero, la mia autovettura può portare massimo 9 persone compresi il conducente, io per esempio metto 10 persone, oppure la mia autovettura può portare 6 persone e ne metto invece 7 o 8 addirittura, quindi in soprannumero rispetto a quella indicata sulla carta di circolazione. Bene, è un caso in cui l'assicurazione in caso di incidente può fare nei confronti di chi ha causato il danno il diritto di rivalsa. Il fondo di garanzia per le vittime della strada, in che cosa consiste? È per tutte quelle vittime, quindi parliamo di danni alle persone, non alle cose, attenzione, che appunto sono
in un incidente stradale coinvolti da veicoli o non assicurati o da veicoli non identificati, il classico investimento di una persona che magari muore in un investimento e poi il conducente, il veicolo fugge senza che possa essere identificato. E chi lo paga in questo caso, questa vittima della strada? Lo paga questo fondo di garanzia. È un fondo praticamente che è realizzato da ognuno di noi che paghiamo l'assicurazione, va in questo fondo, in una sorta di salvadanaio. È una sorta di salvadanaio che permette di essere alimentato a livello nazionale, quindi parliamo anche di somme, voglio dire anche di una certa entità, che vanno a pagare per queste situazioni estreme, ripeto, solo per i danni provocati a persone quando o non si è coperti di assicurazione o veicoli non identificati. Vediamo anche qui qualche domanda di quiz su questo fondo di garanzia. Prevede il risarcimento dei danni arrecati alle persone dei veicoli non identificati, è vero, abbiamo detto. E quindi il fondo di garanzia prevede il risarcimento dei danni arrecati alle persone da non coperti da assicurazione. Benissimo. Attenzione a questa. È un premio per chi non ha provocato incidenti. Assolutamente no. Non esiste questo fondo per questa situazione. È assolutamente falso. È una convenzione facoltativa. No, non è una convenzione. Il fondo di garanzia si aderisce in maniera automatica ed è un fondo, ripeto, a cui automaticamente viene costituito a livello anche nazionale. Il fondo di garanzia risarcisce i danni arrecati dai conducenti minorenni. Assolutamente falso. Perché? Perché se il conducente è minorenne, vi faccio il classico esempio, alla guida di un ciclomotore si può essere in possesso della patente AM a 14 anni o a 16 anni, secondo le circostanze. Ebbene, in questo caso comunque è minorenne, però ha la regolare patente per guidare un ciclomotore, anche se minorenne l'assicurazione interviene, quindi non parliamo di questa situazione, quindi non interviene in caso di minorenni e quindi non risarcisce i danni arrecati dai minorenni perché interviene l'assicurazione ordinaria, la solita RCA che tutti i veicoli devono per legge avere. Garantisce un vitalizio al conducente, ma non è un vitalizio assolutamente, è una forma di risarcimento in base a ciò che ha subito. Non è un vitalizio, è una somma in denaro, è un tot che viene stabilito per legge, ma non certamente un vitalizio. Documenti da portare durante la guida, certificato assicurativo, la polizza, la carta verde per i paesi non c'è, perché l'assicurazione è valida per i paesi europei. Se andiamo fuori da un paese non c'è, della comunità europea, dobbiamo farci lasciare dall'assicurazione anche la carta verde, oltre al certificato e oltre alla polizza. Con la differenza però, attenzione, che il certificato va portato durante la circolazione e la carta verde eventualmente, e la polizza no. Cioè la polizza è il contratto, praticamente lo possiamo conservare a casa tranquillamente. La carta di circolazione certo che è un documento che dobbiamo portare con noi, la patente certamente per l'abilitazione alla guida. E il contrassegno che non è più obbligatorio esporlo. Prima si metteva esposto al veicolo in modo che potessero gli agenti controllare se abbiamo pagato o no l'assicurazione. Adesso avviene tutto attraverso in forma elettronica e informatica e un controllo che fanno attraverso la targa. E quindi il contrassegno non è più obbligatorio esporlo. Dopo la firma del contratto, l'impresa assicuratrice deve rilasciare al cliente un elenco delle auto a carrozzeria convenzionate. Bah, questa è una cosa proprio assurda perché è un qualcosa che non ha assolutamente per legge necessità di essere rilasciata e quindi non è previsto dall'assicurazione, come anche l'estratto del codice civile o manuale da portare per non fare incidenti o libretto pronto soccorso. Sono tutti documenti, che non sono previsti per legge. Quelli previsti per legge, ripeto, sono quelli indicati prima: certificato assicurativo, carta verde, carta di circolazione e patente. Questi elementi sono aggiuntivi, ma non sono previsti per legge. L'assicurazione non obbligatoria, cioè quella che posso stipulare in più oltre alla RCA: furto, incendio, atti vandalici, la polizza casco per i danni anche del proprio veicolo e anche può essere incluso anche il conducente. Non sono obbligatorie, ma possono essere aggiunte. In questo caso è chiaro che l'assicurazione mi chiederà un premio maggiore perché sono polizze molto costose, devo dire, a cui però chi vuole può aderire tranquillamente.
Nella polizza assicurativa contro il rischio di furto incendio, il risarcimento dovuto non può essere superiore al valore del veicolo al momento, ovviamente, in cui è stato rubato o ha preso fuoco. Questo chiaramente è vero. Cioè, io ho una polizza, per esempio, per furto o per incendio. La prima polizza l'ho stipulata, per esempio, per un valore di 22.000 euro all'anno. Poi, dopo 2 o 3 anni, è chiaro, io dopo un po' faccio. Per esempio, mi viene rubata la macchina, non è che mi danno i 22.000 euro di quanto l'ho pagata all'inizio, ma sarà data il risarcimento a effettivo valore che ha in quel momento in cui subisco il danno, il furto, l'incendio, quello che sia. E poi le polizze assicurative contro il rischio di incendio coprono normalmente solo i danni causati da incendi dolosi e non quelli da incidentali, è falso. Nel caso di incendio qua parliamo sia dolosi che accidentali. Chiaramente quindi è una forma di incendio completa e quindi non paga solo i danni di un tipo di incendio, è una formula completa. Le polizze assicurative stipulate di solito per coprire i danni di furto incendio non sono obbligatorie, questo è vero, l'abbiamo appena detto. La polizza casco è quella che deve avere per poter circolare falso perché non è obbligatoria, attenzione, non è obbligatoria. Se ce l'ho è bene, ma non è, per poter circolare basta la RCA, non la casco. E nella polizza assicurativa contro il rischio di furto incendio, il risarcimento dovuto non può superiore al valore che il veicolo aveva nel momento in cui abbiamo detto prima, ad esempio, rubato o preso fuoco. Eppure ancora, contro il rischio incendio, solo i danni causati nell'incendio doloso e non quelli casuali, abbiamo detto è falso, l'abbiamo detto prima. E la polizza assicurativa a rischio di furto incendio garantisce una rendita vitalizia, assolutamente no, non è una rendita vitalizia, ma ci viene data la somma risarcimento del valore al momento dell'incendio o del furto che abbiamo subito. Nel caso in cui il veicolo venga rubato in uno stato estero, questo l'abbiamo detto prima, bisogna ripetere la denuncia nello stato italiano, verissimo. E per poter stipulare una polizza assicurativa contro il rischio di furto occorre che il veicolo sia dotato di antifurto. Questo, non esiste questa regola e quindi la polizza contro il rischio di furto va fatto punto e basta. Che poi il mio veicolo abbia o no l'antifurto non è determinante. O staccare addirittura una risposta dice bisogna si può fare ma bisogna staccare la batteria. Vabbè, sono situazioni, affermazioni chiaramente che non hanno senso. Bene, arrivederci alla prossima. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, condividete il video con i vostri amici e chiaramente esercitatevi su patentati.it o quizpatenteonline.it. Naturalmente rivedetelo il video se necessario, sono argomenti molto complessi e come avete potuto notare anche di una certa difficoltà. Grazie.